Pala Bigi di Reggio Emilia, decima giornata del girone d'andata del campionato Lega Basket Serie A. Grissinbon, Reggio Emilia da una parte, Betoland Capodorlando dall'altra. La Grissinbon torna davanti al suo pubblico, quello del Pala Bigi, per riconquistare la vittoria dopo lo stop arrivato a Brescia settimana scorsa, uno stop che ha interrotto però sette vittorie di fila, record societario. Reggio vuole riprendere il cammino, farlo davanti al suo pubblico, dove gli è sempre venuto più facile ovviamente negli ultimi anni nel suo fortino. E dall'altra parte però attenzione, perché c'è quella che forse è la vera sorpresa insieme a Caserta di questo inizio di campionato, cioè la Betoland Capodorlando, formazione che ha conquistato 10 punti che le valgono il sesto posto in classifica, frutto di 5 vittorie e 4 sconfitte, vero solo una in trasferta di queste vittorie sul campo proprio di Brescia, ma è indubbiamente una delle più grandi sorprese del campionato. Una formazione che, come spesso accade, viene qua a Reggio libera di mente, senza nulla da perdere, quindi per questo motivo ancora molto più difficile da affrontare. Anche la partita dei due ex, Drake Diner in campo da una parte, Flavio Fioretti in panchina dall'altra, nuovo vice allenatore da quest'anno di Gennaro Di Carlo a Capodorlando. Drake Diner, insomma, non ha bisogno di presentazioni, anche lui faceva parte dell'organico storico di quei 12 che conquistarono la prima finale scudetto storica della formazione reggiana due stagioni fa. L'anno scorso Drake Diner non ha fatto ritorno a Pala Bigi da avversario, avendo iniziato la stagione a Saragozza, poi per problemi di salute legati al morbo di Crohn interrotta anticipatamente. Si è ripreso e sta giocando un campionato tutto sommato di buon livello in quel di Capodorlando. Dall'altra parte la Grissinbon, che ha avuto una settimana di sicuro piena di eventi positivi e ovviamente anche un po' meno positivi. Per esempio Delroy James, attacco influenzale, insieme anche a Pietro Aradori, che sono stati, seppure in momenti diversi della settimana, Aradori all'inizio, James verso la fine, che hanno debilitato un po' i due giocatori e portato ovviamente a Reggio ad allenarsi a numero ridotto, entrambi però pienamente recuperati per la partita di questa sera. E l'altro che si è allenato meno, ma la scusa è sicuramente Derek Needham, per via della nascita del primogenito Cameron Jacks, arrivata ieri dopo pranzo verso le 3 di pomeriggio circa, e avrà dormito poco Needham, ma in questi casi probabilmente le energie arrivano lo stesso e non arrivano dalle gambe, insomma, ma dalla felicità. E quindi congratulazioni a lui e a Michelle, la sua compagna. È tutto pronto per iniziare il match, sardella a tarde, paglia lunga, i tre arbitri di questa sera, di una giornata che si è già disputata, essendo questa la gara di posticipo. Una giornata che ha visto, tra gli altri risultati di sicuro importante, la sconfitta in casa di Avellino con Venezia, che fa sì che se Reggio stasera riesca a battere Capodorlando tornerà automaticamente al secondo posto in solitaria della classifica. Tutto pronto per i quintetti e per l'inizio del match. C'è già una sorpresa in casa Grissinbon, e cioè Polonara nei primi 5, non Delroy James, scelta tecnica oppure frutto appunto della febbre non lo sappiamo, ma di fatto c'è un cambio nei primi 5. Torna in quintetto Polonara insieme ad Aradori, Needham, Della Valle e Cervi, 4 quinti di quintetto quindi italiano fin da subito per Max Menetti. Vedremo come saranno le rotazioni appunto in virtù dei problemi avuti da Derroy James nel corso delle ultime ore. Il giocatore ha avuto la febbre fino a domenica mattina, fino a ieri fondamentalmente, adesso è recuperato però non può essere al 100%. Vedremo anche le scelte di Capodorlando, perché è una formazione che deve affrontare alcuni problemi fisici anch'essa. Non ha Delas, centro titolare, rimasto in Sicilia per un problema muscolare. C'è Nicevic invece, ma meno di clamorose sorprese non dovrebbe giocare, non si è riscaldato, anche lui sta recuperando da un problema fisico e non sarà in campo. Quindi un Capodorlando, diciamo, sicuramente con un quintetto tendente allo small ball, per usare termini moderni, giocherà tanto con finti lunghi o comunque senza giocatori veri di riferimento sotto le planche. Vedremo a Reggio come si saprà adattare, visto ovviamente la presenza di un giocatore come Riccardo Cervi. Allora ci sono Arci e Tepic a partire in quintetto, in un quintetto davvero piccolo fin da subito, con Arci numero 5 finto tra virgolette di questa squadra, lui che è un 4 a tutti gli effetti. Tepic è un all around, può fare tutti i ruoli fondamentalmente, parte come ala in questo quintetto, con lui Perl,
Fittipaldo e Drake Diner, che conoscete bene. E attenzione però a Fittipaldo, giocatore uruguaiano, grande sorpresa, 15 punti e 7 assist e mezzo di media fino adesso in campionato, lui il miglior playmaker dati alla mano della Serie A, quindi è il pericolo numero uno senza ombra di dubbio. Aradori a gestire il primo possesso reggiano, poi insomma entreremo pian piano nelle pieghe della partita a conoscere anche gli avversari biancorossi. Palla nell'angolo per Needham, che prova ad attaccare, va su per Cervi, gli viene sporcata e rubata la sfera proprio dallo stesso Fittipaldo. Allora in transizione prova a correre Zoltan Perl, giocatore molto giovane, classe 95, ungherese, anche lui di talento, anche lui è saltato prima parte della stagione per problemi fisici. Needham tocca il pallone a Arci, che poi prova ad attaccare, arriva Radori a raddoppiare, la palla gira per linee esterne, attacca e recupero, Tepic si appoggia e sbaglia, Cervi prende rimbalzo, prova a distendersi, regge in transizione con Needham che ribalta subito per Radori, libero da tre, finta e tiro, va sotto da Polonara che ha posizione, può segnare. Facili e facili i primi due della partita, importante per Polonara che ritrova il quintetto, anche ritrovare fin da subito confidenza col campo, non è facile abituarsi a partire dalla panchina e poi riabituarsi a partire dal quintetto, ovviamente ci vuole uno sforzo mentale più che altro. In più Arci marcato da Cervi, lo proverà ad attaccare fronte a canestro, perde palla della Valle, la recupera su Drake Diner, l'ultimo tocco però è suo, la rimessa resterà nella formazione di Capo d'Orlando, ma con solo 8 secondi da giocare, dicevamo. Reggio proverà a dar palla sotto da una parte, l'avete visto con Polonara in precedenza, ma anche quando Needham ha perso palla cercando di servire Cervi, dall'altra Capo d'Orlando cercherà invece di attaccarli sulla mobilità e sulla versatilità. I lunghi reggiani, Fittipaldo gioca dietro blocco, prende il tiro da tre punti, sta tirando benissimo da tre in questo campionato, questo lo sbaglia, della Valle in transizione subito sotto per Riccardo Cervi, sono due facili a schiacciare, 4 punti, uno in layup e uno in schiacciata per Cervi, e chiaramente Reggio deve provare a sfondare lì la difesa di Capo d'Orlando. Tepic dall'altra parte, vedete, può gestire anche palla nonostante parte da numero 4 in questo quintetto, bel backdoor di Fittipaldo, fallo su di lui di Derek Needham, primo fallo per il neopapà e rimessa per Capo d'Orlando. Reggio molto aggressivo sulle linee di passaggio, vuole anticipare, è chiaro che Capo d'Orlando va di lettura e cerca un backdoor, lì Needham ha fatto il suo dovere, è un po' troppo aggressivo però, quindi è arrivato il fallo. Ecco Tepic, addirittura c'è Needham adesso su di lui, della Valle su Fittipaldo, la palla va da Berle dall'altra parte, ragazzo che gioca da guardia ma ha fisico sicuramente. Arci prova a prendere il tiro a tre punti, frontale, prende, tira e segna. Abbiamo già visto in linea di massima quelli che saranno i temi tattici di questa partita. Arci qua non può uscire Cervi fino lì a contrastargli questo tiro, lui è buon tiratore da tre punti assolutamente, e quindi colpisce. Della Valle dall'altra parte vuole giocare pick and roll con Cervi, contro lui Diner che sta bene con lui, doppio blocco, poi tocca la palla lo stesso Diner. Della Valle che voleva passarla da Radori, rimessa per Reggio con 6 secondi da giocare, situazione di emergenza per la Grissinbon, esce Needham, giocherà un pick and roll con Cervi, 5 secondi, spezza il blocco Needham, va su fino in fondo, si appoggia e sbaglia, peccato, beffato dal ferro, forse addirittura è arrivata una deviazione di Tepic nel tentativo di stoppare. Fittipaldo subito sotto da Arci che corre bene il campo e va a schiacciare, gran palla qua di Bruno Fittipaldo, come detto un gran assist man oltre che un realizzatore. E allora 5-4 contro sorpasso Capo d'Orlando, Reggio prova a sbloccarsi con Aradori, fallo di Perl, primo fallo della partita di Capo d'Orlando con Perl. Messa per Aradori, all'ultimo secondo disponibile va da Needham, picarol centrale alto con Riccardo Cervi, doppio blocco per Derek Needham che attacca fuori da Aradori, bellissimo il penetra, scarica, tiro facile facile per Pietro, primi tre della partita di Pietro Aradori. Perl è già di là per Capo d'Orlando, sale per bloccare Tepic, negato il blocco dal buon anticipo di Polonara, allora attacca Perl fuori ad attaccare Cervi, bravissimo Riccardo qua a non saltare sulla finta e costringere a tornare indietro di fatto il giocatore Capo d'Orlando. Arci, grande difesa di Aradori, bel recupero, poi Polonara prova a correre per Grissinbon, va da Aradori, piccherò in transizione tra i due, si ferma Polonara, riceve, può attaccare Perl in post basso col suo fisico, brutta palla fuori per Needham che la tiene in un qualche modo in gioco, della Valle però parte commettendo infrazione di passi, un'infrazione strana per Amedeo che di solito non è giocatore che commette questo tipo di infrazioni, qua però gli è arrivata bassa la palla, stava già provando ad attaccare e l'infrazione tutto sommato, andando a rivedere c'è, guardate Needham che pressa tutto campo Fittipaldo anche con De Nicolao, Reggio lo farà anche se qua gli arbitri gli fischiano fallo,
e il secondo della sua partita. Si arrabbia Menetti perché dice che Fittipaldo ha un po' esagerato il contatto, allora Needham costretto ad andare in panchina, subito dentro De Nicolao. Menetti continua a far segno agli arbitri che ha un po' floppato, per usare un termine italianizzato dall'inglese. Ovviamente si parla tanto di flop per chi segue l'NBA, cioè proprio la simulazione, per dirlo in italiano. Qua Fittipaldo inzingarato fino in fondo, poi la perde, peccato perché De Nicolao la stava perdendo. In realtà l'ultimo tocco è di Arci, la palla torna in mano a Grissimone. È chiaro che Fittipaldo verrà pressato tutta la partita, se buca il pressing deve prendere decisioni veloci per sfruttare questo vantaggio, però insomma se fai tanta fatica poi non è facile avere sempre la lucidità per farlo. De Nicolao viene da un'ottima partita in quel di Brescia, va a dare palla a Cervi, molto pressato anche se lontanissimo a canestro di Carmo, non è pericoloso. Vada Della Valle, step back, Diner lo sta marcando faccia a faccia da specialista difensivo, quale può anche essere soprattutto in questa fase della sua carriera. Drake Diner, Della Valle stoppato dallo stesso Diner, attenzione alla transizione con Drake libero dall'angolo che prende, tira e sbaglia il tiro da tre punti, il primo tiro della sua partita. Della Valle dall'altra parte, vuole De Nicolao, si ferma perché Capodarlando torna molto bene, Reggio individua però Polonara sotto canestro, altri due per Achille Polonara. Direi una Grissin Ball lucida in attacco, al di là di qualche palla persa sta facendo secondo me quello che deve fare, quello che comunque lo staff gli chiede. 9-5 il vantaggio biancorosso, 5-38 da giocare in questo primo quarto di gara. Diner lontano a canestro, doppia uscita per Fittipaldo che gioca anche da guardia e può tirare in uscita dai blocchi in alcune circostanze come in questa. Va da Arci che prende il tiro dalla media, qua è buon aiuto di Polonara, infatti arriva l'errore, bel rimbalzo di Aradori, corre De Nicolao in transizione, si ferma perché non c'è numeri per il contropiede, allora si va da Della Valle che attacca il recupero di Tepic, si appoggia al tabellone, sbaglia Cervi, prende la palla alla fine in un qualche modo, batti e ribatti, la palla è di Reggio, 9 secondi da giocare con Arci che ha chiesto il cambio alla panchina, forse ha preso una botta visto che è claudicante. Dentro Iannuzzi, attenzione a Iannuzzi che è indubbiamente una delle sorprese di questo campionato, 9,8 punti di media col 52% dal campo, viene da Omegna, è arrivato un fallo tecnico intanto da Medeo Della Valle per proteste per via del non fallo fischiato precedentemente. Drake Diner dalla lunetta mette il libero e allora perde il possesso che aveva acquistato Grissin Bon. Frustrato Amedeo per due fischi non arrivati, anche se in realtà Capodarlando fino adesso sta difendendo molto bene su di lui, ma Amedeo è un giocatore che si può accendere da un momento all'altro, siamo certi che lo farà. Perle fino in fondo, bel aiuto di Cervi, Perle a trovare un canestro in scarso equilibrio, in controtempo, di sicuro un bel canestro. 9-8 Aradori, cubo dei cambi gentile per Reggio, piccherò con Cervi, poi bel ribaltamento per Della Valle che prende subito il tiro da tre punti, sbaglia, Cervi a posizione contro Iannuzzi e va a rimbalzo d'attacco, nuovo possesso per Reggio, schema corna per De Nicolao che va da Aradori in post basso contro Fittipaldo, lo prova a portare sotto, Fittipaldo va a commettere fallo personale. Secondo fallo e basta di squadra per la formazione di Capodorlando, però due sono anche quelli di Reggio, tutte e due di Needham tra l'altro, il terzo di Della Valle e del tecnico ovviamente. Nessun bonus da una parte e dall'altra fino adesso, è entrato gentile per Della Valle, Aradori si appoggia per Polonara che torna centralmente da De Nicolao, 10 secondi per l'attacco reggiano, Aradori esce a ricciolo, prende il tiro da tre punti, sbaglia ma Cervi pulisce tutto, corre in balzo in attacco, avevano addirittura raddoppiato Aradori, che significa che c'è sempre un buon rimbalzista con la palla in mano. Ecco Tepic, il lungo finto se ce n'è uno di questa Capodorlando, che gioca da playmaker in questa azione, lui ha una carriera di tutto rispetto, è quello col pedigree forse più importante. Bella palla di Fittipaldo, stoppato fallosamente De Nicolao, Iannuzzi stoppa De Nicolao, De Nicolao va da l'arbitro più vicino all'azione, gli dice perché non hai fischiato tu, hai fischiato l'altro, e in effetti andando a rivedere la replay, difficile impresa diretta ma forse qua ci aiuta di più, vediamo, tutta palla questa stoppata sinceramente, andando a rivedere, questo non per contestare il fischio arbitrale ma per premiare quello che era stato un gran gesto di De Nicolao,
poi è chiaro che ci sta anche di poter fischiare un fallo in questo senso, vedere un piccolo che stoppa un lungo così pulito non avviene tanto spesso. Iannuzzi fa 2 su 2 dalla lunetta, primi due della sua partita. Dicevamo, grande sorpresa, giocatore che viene da sommerso, se ce n'è uno, nato ad Avellino, giovanili di Siena, poi Ferentino, Matera, Omegna, insomma adesso è la grande occasione, classe 91, e la sta sfruttando davvero molto bene. C'è già una zona di Capo d'Orlando, ovviamente faranno tanti brani a zona la formazione di Capo. Intanto Gentile per Aradori, che attacca fuori da Gentile, che ha prateria per prendersi il tiro da tre punti, e corto Cervi, altro in base in attacco, va su, gli toccano la palla in 2-3, non è falloso l'intervento, allora prova a riconquistare palla a Capo d'Orlando. Diner va da Perl, che attacca il recupero, torna fuori da Tepic, anche lui non si fida del tiro, va da Iannuzzi, ancora Tepic, spinge Iannuzzi contro Polonara, poi prende il tiro dalla media, lo segna, ha ragione lui. Quarto punto per Iannuzzi, sorpasso di Capo d'Orlando, 12-11. Dicevamo che giocare a tanta zona Capo d'Orlando, vuoi perché un po' reggio la sofferta contro Brescia, vuoi perché ovviamente a rotazione ridotta e pochi lunghi, quindi è una soluzione necessaria al di là della volontà o meno di farla tatticamente. Aradori attacca linea di fondo, raddoppiato, esce fuori da Gentile, pick and roll sotto da Polonara, gran palla di Stefano, e Polonara nella linea di fondo è presentissimo questa sera, è il terzo canestro uguale di fatto di Achille Polonara dalla stessa posizione, merito di un ottimo posizionamento senza palla, comunque di una buona posizione anche a rimbalzo d'attacco. 13-12, il controsorpasso reggiano, entrerà Derroy James alla prossima opportunità per Menetti, mentre Fittipaldo gioca due volte sul blocco di Iannuzzi, attacca e c'è il fallo in attacco di Fittipaldo, o forse semplicemente pestato la riga. Dentro James per Cervi, e quindi subito senza lunghi Max Menetti si adatta al quintetto piccolo, torna Arci in campo per Tepic, quindi tutto a posto per lui. Abbiamo rivisto Fittipaldo, sì, è stato la linea di fondo, assolutamente non è fallo il suo, ma è comunque una palla persa. Dicevamo, Reggio senza lunghi di ruolo, James e Polonara, i due numeri 4 per intenderci, Fittipaldo e Iannuzzi, Arci e Iannuzzi dall'altra parte, Polonara sbaglia e tira da tre punti, tocca Derroy James, l'ultimo tocco proprio suo, la palla torna in mano alla Betaland, dentro anche Stojanovic, prende il posto di Perle, azione un po' più ampia negli esterni per Di Carlo, e le prova a sfruttare con questo bel giocatore, un bel prospetto, classe 97, serbo, anche lui gran fisico e doti tecniche comunque già importanti per essere un 97 che gioca già minuti veri in Serie A. Iannuzzi quel tiro ce l'ha ovviamente e segna un altro. Qua Reggio si fa un po' sorprendere su un canestro, su una rimessa dal fondo, e si trova un canestro troppo facile. Capo d'Orlando 14-13 il punteggio, sale Aradori, blocco di Polonara che poi taglia, Iannuzzi aiuta forte, Aradori non ferma il palleggio contro Stojanovic, crossover su crossover per lui, poi brutta palla per Polonara che a due secondi non sa cosa fare, deve andare da De Nicolao che non prende neanche il ferro. 1.52 da giocare in questo primo quarto, ancora le due squadre stanno studiandosi e ancora la partita ovviamente deve entrare nel vivo. Nel frattempo Capo d'Orlando avanti però di un punto, 14-13, una gara fino adesso punteggio basso, non è proprio il punteggio che va bene a Reggio in questo tipo di partita. Iannuzzi fortissimo, poi la palla arriva in un qualche modo a Stojanovic, anche lui ancora più corto se possibile, alla fine rimbalzo di Polonara che guida lui la transizione da palleggiatore, va saggiamente da Aradori, poi gli porta un blocco, non lo prende, Aradori attacca in uno contro uno Stojanovic, vuole andare al ferro, va su fino in fondo col suo fisico devastante Aradori, va a segnare il 15-14, anche Lesic sul cubo dei cambi per Reggio alla prossima. Altro backdoor di Fittipaldo sotto per Stojanovic, altri due facili, è chiaro che Reggio vuole pressare tutto il campo Fittipaldo, che però è bravissimo ad andare in backdoor, è brava anche la squadra a cercarlo, non bisogna esagerare col pressing perché poi sennò il risultato è questo. Aradori, piccherò con James, brutta persa, addirittura Iannuzzi in contropiede contro De Nicolao, ne segna altri due. Qua Reggio non spende anche un fallo nel momento in cui non era in bonus, no era già in bonus ovviamente, non avrebbe avuto molto senso. Brutta palla di Nicolao per Polonara, altra persa per Reggio, attenzione a Fittipaldo, più tre per Capo d'Orlando, ma momento di rottura per la Grissinbon, Stojanovic la mette per terra, si appoggia, altri due facili facili, poca aggressività adesso per la Grissinbon, un po' soft in queste ultime circostanze con alcune perse
e alcuni ritorni difensivi davvero un po' soft. Gentile, Piccarol con Polonara, meno 5 a Reggio, massimo vantaggio per la Betaland. Aradori subito da 3 punti, prende tiro e segna, e da 2, ma matelo Mr. Wolf, per citare Tarantino, perché risolve i problemi questa sera Pietro Aradori, tutti nei momenti di difficoltà si è sempre andati da lui. Qua Reggio recupera anche palla, manca un secondo e mezzo da giocare, Lesi c'entra per Polonara, entra anche la Quintana per vediamo chi, Iannuzzi. Un secondo e mezzo, Reggio con un secondo e mezzo può provare a prendere un tiro, invece no, si va da De Nicolao che tira dalla sua metà campo, è corto però il suo tiro. 17-20, dicevamo, un primo quarto interlocutore fino adesso, un brutto finale di Reggio che è sembrato in controllo fino a quel momento, e capiremo di più nei secondi 10 minuti di gara. Noi adesso ci fermiamo per il primo break. Secondo quarto in arrivo per qui il Palabigi per quel che riguarda Grisimore Reggio Emilia contro Betaland Capo d'Orlando, 20-17 per gli ospiti dopo i primi 10 minuti, 7 di Aradori per Reggio, 4 di Cervi e 6 di Polonara, dall'altra parte sono 5 di Arci, 8 di Iannuzzi, che è iniziato davvero molto molto bene già in media con i suoi punti stagionali. Ovviamente una primo quarto con 7 su 10 dal campo da 2 per Reggio e 7 su 10 da 2 per Capod'Orlando, tirano un po' meglio, un po' peggio dalla lunga distanza le due squadre, un 2 su 10 totale, però percentuali molto alte e canestri facili al ferro soprattutto da una parte all'altra in transizione, soprattutto Capod'Orlando, difesa schierata a Reggio quando è andata sotto con Polonare e Cervi nella prima parte della gara. Arci riceve fuori per la Quintana che attacca e recupera di Nicolao, prende la lacrima, la sbaglia, tocca bene l'esito il pallone, propizia il recupero di Della Valle che si lancia in transizione, si ferma, va da Gentile che torna da Amedeo, libero da 3, un buon tiro per Amedeo, quello che serviva per mettersi in partita, invece no, continua a litigare col Ferri del Palabigi. Della Valle, il Ferri che tanto ama ovviamente Amedeo, ma non è serato fino adesso per lui, c'è ancora tempo, bel taglio sotto di Arci, grande stoppata di Derroy James. Questa rabbia con De Nicolao perché evidentemente non era stato chiamato un cambio difensivo, però qua ha fatto un gesto atletico notevole andando a stoppare pulitissimo Dominic Arci, suo pari ruolo statunitense di Capod'Orlando, che qua commette 5 secondi sulla rimessa e regala il pallone a Christian Bond. Giocata emotiva importante anche di Derroy James in questo momento, per il momento che sta vivendo Reggio un po' di tepore della partita, dove non riesce ancora a imprimere il suo gioco e il suo ritmo, e solo 17 punti segnati nel corso del primo quarto per una squadra che viaggia 85 di media sono sicuramente un indicatore di questo. Gentile attacca, fallo della difesa, il fallo è del numero 4 Tepic, che ovviamente in marcatura su Gentile può fare un po' fatica a livello di gambe. Milenko Tepic, il serbo. James esce della Valle a Ricciolo, sempre Diner su di lui, altro taglio Gentile che prende il tiro da 3 punti, piedi a posto, gran canestro di Stefano Gentile. Abbiamo detto, Tepic fa fatica a seguirlo sulle doppie uscite, subito punisce Stefano, canestro importante, 20 pari. Diner va da Tepic, c'è Stojanovic in post basso, non riceve, si cerca le uscite di Diner, eccolo qua Drake contro Amedeo, ovviamente si conoscono molto bene. Tepic va ad attaccare Lesic, un po' troppo aggressivo Lesic, è chiaro che Tepic dall'altra parte marcato da un lungo lo può provare ad attaccare, è un quintetto difficile con cui accoppiarsi questo di Capod'Orlando, perché Tepic è il 5, Arci è il 4 per intenderci, però Tepic è tutt'altro che un 5 diciamo, anche se nel basket moderno abbiamo visto questo ed altro. Drake Diner palleggia il tiro da 3 punti, sbaglia, Lesic vola e prende un bel rimbalzo di posizione contro due maglie blu, Gentile in transizione, ecco il pick and roll proprio con il serbo che poi riceve da sotto, si appoggia e segna, primi due della sua partita, due grandi giocate di Gentile, una bella palla su Piccarolo e una bomba che propizia nel vantaggio reggiano 5-0, lui che insomma Stefano Gentile ovviamente avrà vissuto una giornata particolare sentendo le notizie in famiglia dell'addio di suo fratello dalla formazione di Milano, arrivato proprio nel pomeriggio. La Quintana va da Tepic, cambio accettato da James, ovviamente a Reggio cambia su tutti i blocchi, palla per Arci, bel aiuto di Lesic fuori per la Quintana che non è tiratore, si vede che fa un po' fatica, questo non dovrebbe essere buono di canestri perché meno a sensazione la luce era già accesa quando Arci ha schiacciato, anche per gli arbitri questa è la decisione, allora
5-0 aperto ancora per Reggio, che può provare a cavalcare questo break fuori. De Nicolao torna a Needham, che ha due falli e spesi subito, non ha ancora avuto modo infatti di fatto di mettersi dentro questa partita. Adesso ne avrà la possibilità con pressing di La Quintana. Tornata a uomo la difesa di Capodorlando nell'ultima azione, ovviamente. Bella palla ancora di Gentile, poi Della Valle. Metri e metri di spazio. Insomma, uno lo può sbagliare, due è già strano, tre è pressoché impossibile. Tre buoni tiri di fila e allora 8-0 per Reggio, dal 20-17 al 25-20. Obbligatorio il timeout di Capodorlando. Ancora qua tutto è partito da un ottimo penetrazione di Gentile, che ha creato un vantaggio che Needham ha propiziato in maniera perfetta per Della Valle, con 4 metri di spazio nell'extra pass. Amedeo ha segnato i primi tre della sua partita, la terza bomba della partita di Reggio, mentre ne ha segnata solo una fino adesso Capodorlando con Arci nel corso del primo quarto. Adesso vediamo le contromosse della formazione siciliana. Di sicuro è un break propiziato tutto sommato da un ottimo attacco reggiano. Difensivamente Reggio ha stretto le maglie in alcuni casi, diciamo fatto prendere a Capodorlando dei tiri che voleva più la difesa che l'attacco. Merito diciamo della Griffin Bond, che giustamente da formazione sulla carta favorita in questo match sta provando a imporre il suo ritmo, cosa che non era riuscita a fare nei primi 10 minuti. Vediamo come esce dal timeout Reggio e come esce Capodorlando. Intanto i quintetti: Needham, Della Valle, Gentile, Lesic, James, i 5 di Menetti. Ci sono Tepi, Ciarci, Stojanovic, La Quintana e Fittipaldo, che quindi ha preso il posto di Dinar invece per la Betaland, e gioca col doppio play per intenderci adesso Di Carlo, con Fittipaldo che da giocatore che segna 15 di media può tranquillamente, come vi dicevamo, giocare anche da guardia. Ecco Stojanovic, bravo Lesic a anticipare il post passo di Arci, che adesso riceve il buca però l'anticipo, il tocca ancora la palla a Lesic, la palla arriva a Stojanovic che deve tirare perché mancano 2 secondi, prende un tiro impossibile, è un sasso che vola contro il tabellone del Palabigi. Buona difesa di Reggio, la terza consecutiva. Della Valle in transizione, attacca e recupero, si butta fino in fondo e segna col fallo. E poi insomma Amedeo è questo, se lo accendi dopo non si ferma più. E qua canestro e gioco da 3 punti, il fallo di Stojanovic che qua prima ha bucato l'uscita e poi ha commesso fallo col braccio destro, un fallo lieve ma che tutto sommato ci può stare, paga un po' di inesperienza qua il serbo. Torna Perle, che non è tanto più giovane, tanto più vecchio, perché solo 2 anni meno, 95, però insomma va con un giocatore un po' più navigato, in questo caso Di Carlo, mentre Della Valle segna il libero aggiuntivo e sono già 6 i suoi punti in un amen, in 2 possessi fondamentalmente. Reggio adesso è 11-0 e più 8, 28-20. Ecco Fittipaldo che riceve frontalmente, attacca Needham, sta con lui forte, non ha paura anche nonostante i 2 falli. Adesso però Arci riceve da sotto, commette però infrazione di passi e Reggio, anzi la difesa di Reggio, ha un'altra vittoria ed è crisi prolungata l'attacco di Capodorlando in questo inizio di secondo quarto. Adesso prova cambiando Arci con Iannuzzi, il coach dell'Orlandina. Cazzo anche lui il pressing contro Derek Needham, che supera la pressione della Quintana. Vado Della Valle, ovviamente Reggio prova a cavalcare Amedeo che è molto caldo. Lesic sotto per James contro Iannuzzi, post per De Roy che va su, sbaglia, recupera il possesso e la perde. Peccato, giocata di intensità di De Roy James, assolutamente, qua anche un po' sfortunato. 28-20, Reggio aveva segnato in tutti i possessi praticamente di questo secondo quarto, questo è il primo dove non segna, ma Capodorlando ancora 0. Dopo i 20 del primo quarto non ha segnato in quasi 4 minuti. Adesso ci prova con Iannuzzi, ecco ancora Fittipaldo, passa forte Needham, la recupera lui, la prende lui, poi Della Valle in transizione va da Lesic che fa saltare il suo uomo e segna i 2 più facili della serata. Mamma mia, Derek Needham, quando può difendere così nonostante i 2 falli, ed è veramente un giocatore strepitoso. Guardate anche qua che posizione difensiva contro Fittipaldo, che va di crossover, Lesic aiuta e poi recupera la palla da uscire bene in angolo, poi taglio di Perl che si appoggia e segna. Ecco i primi 2 dell'attacco di Capodorlando in questo secondo quarto. Bravo qua Zoltan Perl, in generale buona lettura col taglio servito bene. 30-22 però, più 8 Reggio, che ha chiuso così un parziale di 13-0.
Gentile attacca sotto per Lesic, gran palla di Stefano Gentile. E Lesic da rollante sta facendo malissimo questa sera, sesto punto personale, ma che cioccolatini che gli stanno servendo i compagni. Più 10, 32, 22, massimo vantaggio di nuovo raggiunto per la Grissimbon, la Quintana contro Nidan, fallo in attacco di Annuzzi e ancora una vittoria della difesa reggiana che ha alzato il volume della radio in maniera esponenziale in questo secondo quarto con questo uomo, quello inquadrato, perché se in attacco Gentile sta facendo una partita per scelte e letture offensive pressoché perfetta, difensivamente Nidan da quando è tornato in campo ha spento la luce agli esterni di Capo d'Orlando. 32-22 però ancora lunga, rimette Diner per la Quintana, intanto Di Carlo, Della Valle, Piccarol con James, fuori per Nidan, torna da James sotto, Del Roy attacca sulla linea di fondo, si gira e sbaglia, rimbalzo di Perli in transizione, subito sotto per Iannuzzi, bravo Della Valle a toccarla, la palla arriva lo stesso però a Perle, che, anzi a Tepic, che segna i primi due della sua partita. Menotto per Capo, Grissimbon 32, Capo d'Orlando 24, subito James a ricevere ancora contro Iannuzzi, deve continuare ad attaccare James che ha preso buoni tiri, non deve scoraggiarsi, qua invece forse palleggia un po' troppo, alla fine ovviamente il più difficile lo segna dopo aver sbagliato i più facili, bravo però a restare lì in partita Roy James, ancora Fittipaldo dall'altra parte, subito cerca di battere il pressing velocemente Capo d'Orlando, poi se non ha una situazione di vantaggio aspetta e gioca allo scadere dei 24. Piccarol, Fittipaldo, Iannuzzi, sempre un po' al limite il blocco di Iannuzzi che qua riceve, prende un tiro dalla media, molto difficile, ma è un giocatore in fiducia assolutamente. Decimo punto personale per lui, nuovo meno 8 per Capo d'Orlando. Nidam con un po' di calma ragiona anche l'attacco reggiano, si va da Gentile, doppio blocco ancora sotto per Lesic, ha preso gusto Stefano, tocca con il piede questa volta Tepic, allora la rimessa sarà per la Grissimbon, fuori Gentile, grandi applausi per lui e Lesic. Tornano in campo Aradori e Cervi. Eccolo qua proprio Riccardo, subito per Pietro, due nuovi entrati, toccano la palla, vanno da Della Valle che perde un attimo il vantaggio, poi gran palla sotto di Aradori per lo stesso Della Valle, contro Diner, Amedeo si appoggia in un qualche modo da lungo, va a segnare il canestro del nuovo più 10, 36-26, adesso Capo d'Orlando si è un po' sbloccato in attacco ma continua a subire canestro difensivamente ogni azione e chiaramente... chiaramente questo alla lunga porta a dover chiamare time out a Gennaro Di Carlo, che Reggio ha già affrontato da allenatore quando allenava la formazione di Sant'Antimo in Lega 2 nell'anno proprio della promozione in Serie A. La formazione di Max Menetti vinse sia a Sant'Antimo nel girone d'andata e poi vinse qua a Reggio anche nel girone di ritorno in una partita molto difficile risolta proprio con un errore di Moraschini all'ultimo secondo per la possibile vittoria di Sant'Antimo. Era una Grissimbon allora Trinkwalder in realtà che si lanciava per la promozione in Serie A, è passato tanto tempo ma in realtà sono solo 5 anni, anche se sembra una vita, di sicuro un'era cestistica quella di Menetti che è cominciata proprio in quel tempo lì, un po' prima, con la salvezza dell'anno prima. Tornano in campo le squadre, c'era Cervi all'epoca ad esempio, che poi è ovviamente l'unico superstite dopo il suo ritorno di quella Trinkwalder. Ed è in campo adesso con James, Nida, Maradori e Della Valle, pressing ovviamente sempre a tutto campo, l'obiettivo mentre Aradori recupera la palla che torna in mano a Diner con un po' di fortuna, l'obiettivo è non far ricevere Fittipaldo e Reggio bene o male ci sta riuscendo in questo secondo quarto, poi se non ha la palla in mano Fittipaldo ovviamente i trattatori di palla di Capo d'Orlando non sono dello stesso livello e possono fare anche errori come quello di Perle, che però è un errore proprio voluto, fortemente voluto dalla difesa. Tornato a zona dopo il timeout Capo, vediamo come l'attacca Reggio con Nidan, Piccarol con Cervi, è libero Derek, prende il tiro da tre punti, bomba, pestava la linea, quindi sono solo due, primi due però della partita di Nidan, più 12. Vedete ancora una volta Fittipaldo che fatica faccia a ricevere il pallone, lo riceve ora dopo che Tepic ha dovuto fare due palleggi. Torna da Milenko Tepic che attacca Derroy James, palleggio, resta tiro sbagliato,
Iannuzzi tocca il pallone, la palla arriva nelle mani di Fittipaldi che sbaglia però il tiro da tre punti. James in transizione, non ferma il palleggio, vuole attaccare Tepic, poi va da Cervi, tiretto dalla media per Riccardo, sbagliato, vola della Valle, l'ultimo tocco è suo. La palla torna in mano a Grissimbon, qua i due lunghi hanno gestito la transizione, applaude lo stesso Menetti, questo è un tiro che comunque al di là di tutto Cervi ha visto, abbiamo visto quest'anno segnare tante tante volte. Torna Arci per Milenko Tepic in campo per Capodorlando e vedete ancora una volta è Iannuzzi che supera la metà campo e non è Fittipaldi che deve ricevere solo ora, adesso attacca, si ferma sotto per Iannuzzi, bel aiuto di James che poi tocca purtroppo per lui con il tallone, la palla rimane a Capodorlando, seconda stoppata di Derroy James, anche qua vista anche con replay, molto bella, poi testa di Iannuzzi e tacco di James, giusta decisione arbitrale, sfortunato qua Derroy perché la palla sarebbe stata sua, visto appunto il colpo di testa di Iannuzzi. 38-26 però sempre più 12 regge il massimo vantaggio, la palla però nelle mani della formazione ospite con Fittipaldi, cerca Diner, non lo trova, l'ultimo secondo deve andare da Iannuzzi che va da Perle, vorrebbe Arci in post, anticipo forte della Valle, la palla va da Fittipaldi, arriva al ferro, Cervi aiuta e sbaglia, fallo però di Riccardo. Saranno due tiri liberi per Bruno Fittipaldi, giocatore classe 91, il primo anno però lontano dal Sud America, lui che è nato in Uruguay, ha iniziato la sua carriera in Uruguay, pensiamo che in patria è un idolo, insomma ovviamente anche perché è giocatore di riferimento della nazionale in cui gioca da quando aveva 15 anni, la nazionale maggiore ovviamente. Poi è andato in Argentina negli ultimi due anni, quest'anno primo anno in Europa e gran pescata di Capodorlando visto la stagione che sta facendo. Qua però segna solo i primi due della sua partita, indubbiamente a Reggio fino adesso ha fatto un ottimo lavoro difensivo su di lui, torna Stojanovic per Perle, più 10, 38-28, altri due falli di squadra a spendere, anche Reggio 1 e basta prima di arrivare al bonus. Invece Capodorlando che qua prova la zona press, palla pericolosa di Needham che arriva però ad Aradori, libero da tre, dentro fuori, sfortunato qua Pietro, ecco subito Fittipaldi, palla per Diner che attacca il recupero della Valle che sta molto bene con lui, non salta la finta, molto bravo qua Amedeo, Diner non ferma il palleggio, va da Iannuzzi, palla sotto, tocco con la gamba di Cervi, possesso che resta a Capodorlando, fuori James, applausi per lui, dentro Polonara, fuori Needham, dentro De Nicolao, giustamente Menetti alterna anche i suoi playmaker per mantenere sempre costante la pressione su Fittipaldi, insomma che ovviamente ha sofferto la presenza di Nina, però Nina ha anche speso tantissimo in questi minuti per passarlo così a tutto campo e giustamente adesso spazio di Nicolao, 6 secondi ancora proprio Fittipaldi, palleggio, resto tiro dietro al blocco e bomba, primo canestro al campo per lui e Fittipaldi rimette un po' i suoi in partita, in carreggiata, meno 7, Capodorlando 38-31, Grissimboni in attacco con Polonara, backdoor di Aradori che non riceve, riceve ora, attacca Stojanovic dietro la schiena, Pietro scivola, tutto buono, non c'è fallo, allora Stojanovic la recupera, prova a correre capo con il serbo che va da Arci, che vuole Iannuzzi, in angolo c'è Fittipaldi, libero ancora da tre punti, due in fila per lui, 8 in un amen e il break di Fittipaldi, questo 6-0 porta al timeout di Max Menetti, 38-34, non muore Capodorlando non così facilmente se non altro, almeno cestisticamente, e si aggrappa al suo playmaker leader che la riporta lì a contatto, solo almeno 4, è bastato veramente un secondo di blackout difensivo per quel che riguarda la formazione reggiana che è arrivato così il break di Capodorlando, giustamente Menetti chiama timeout, 1:36, importante chiudere bene questo quarto per Reggio per andare agli spogliatoi con un po' di inerzia e non sprecare tutto sommato quello che è stato un secondo quarto di ottima applicazione che aveva dato anche risultati col più 12 che adesso sembrano un po' vanificati, però in realtà insomma ovviamente la partita è lunga, Reggio non può pensare di avere vita così facile nel recuperare nel vincere una partita appunto così facilmente. 11 assist già di squadra per Reggio, un ottimo dato,
come ci mostra la grafica, 3 di Ardore, 3 di Della Valle, non è una squadra che si passa la palla, non deve per forza avere un playmaker che fa 10 assist a partita, come invece magari ha a capo d'Orlando, però ma non è la condizione necessaria. Della Valle riceve un po' bassa per tirare, allora torna da Polonar che poi con la palla che gira la riceve ancora, va da De Nicolao, ancora Radori, il Reggio attacca ma solo su linee esterne questa zona di capo d'Orlando, alla fine però De Nicolao è libero da 3 punti, sbaglia, rimbalzo di Stojanovic, minuto e 11 da giocare, Stojanovic in transizione, vuole alzare la palla per Iannuzzi che riceve contro De Nicolao, Cervi ovviamente deve aiutare, la perde Iannuzzi, la palla recuperata da Radori, transizione, Radori va da Polonara che torna da Pietro. Aspetta un attimo Radori, contro di lui c'è Stojanovic, attacco col piccaro al Concervi, ancora Radori, si ferma, va da Polonara che prende subito il tiro da 3 punti, non è buono il tiro, De Nicolao, un'azione di aggressività delle sue per Della Valle che si ritrova il pallone tra le mani e segna. Abbiamo detto il primo quarto, Della Valle non è ancora entrato in questa partita, adesso sono già 11 punti, è il top scorer e questo ovviamente è Amedeo Della Valle. 41-34, bomba importantissima per il momento della partita di Reggio. E anche emotivamente brutto da subire per Capodorlando che aveva fatto tutto bene, ma ciononostante ha visto uscire il tiro. Qua la palla è di Cervi in un qualche modo, poi Amedeo la controlla ancora da 3 in transizione e fate 2 per le sue bombe consecutive e sono 14 i suoi punti. La dinamo si è accesa adesso, guai a voi a spegnerla. 44-34, ultimo possesso, fallo da spendere di De Nicolao, molto intelligentemente lo spende su Fittipaldo, non è un altro da spendere, Reggio dentro James e Gentile per Cervi e De Nicolao per difendere in maniera più dinamica sui blocchi e per avere un altro giocatore che ha 0 falli come Gentile che può eventualmente spendere un fallo su Fittipaldo. Questo è il segno che ha fatto nettamente Menetti. Diner però riusciva a darla prima questa palla e rischia la persa, poi Drake, fallo di Della Valle, anche qua molto ben speso da Amedeo, secondo personale è vero, però era un fallo da spendere questo. Adesso 2 secondi e 8, è ancora una rimessa per Capodorlando, dentro anche Buonaccini per Della Valle ovviamente per evitargli di fargli spendere il terzo. Stojanovic fa la rimessa, 2 secondi e 8, vediamo cosa disegna Radori, Radori su Diner e Gentile su Fittipaldo, sono loro due. Fittipaldo riceve, va su e James lo stoppa, perlomeno si devia al tiro, se non è una stoppata pulita poco ci manca. Bravo Derroy James, Reggio il break alla fine l'ha fatto, 44-34, frutto di un quarto dove ha subito solo 14 punti segnandone invece 27. Allora 27-14 dicevamo in questo quarto, il break per Reggio che va all'intervallo con 10 punti di vantaggio, si è anche rimessa in media per quello che riguarda la produzione offensiva, anzi siamo sui 90 potenziali con 44 segnati, insomma ha indirizzato la partita a Reggio facendo quello che doveva fare nel secondo quarto, però è ancora lunghissima questa partita, è ben lungi da definirla finita, noi ci fermiamo per il break e poi torniamo per il secondo tempo. Poco più di un minuto all'inizio del terzo quarto di gara dal Pala Bigi di Reggio Emilia, 44-34 il punteggio al termine dei primi 20 minuti di gara, una Griffin Bourne che con 27 punti nel secondo quarto ha decisamente indirizzato la partita con un bel break nei suoi, dalla sua parte. È chiaro che è ancora tanto il lavoro da fare per chiudere questa gara, è ancora lunga, lunghissimo. Capodorlando ha dimostrato di poter tornare in partita con un flash di Fittipaldo dopo un quarto effettivamente di grossa difficoltà, che l'ha visto tirare con 6 su 15 dal campo, perdere 7 palloni, dall'altra parte Reggio invece con 27 punti segnati ma anche 8 assist ad esempio, insomma ha sicuramente fatto il suo dovere, si è acceso Amedeo Della Valle, 14 punti per lui, tutti nel secondo quarto. Bene anche Aradori con 7 punti e 3 assist, in generale molto bene Needham difensivamente nel secondo quarto, molto bene l'attacco di Reggio nel complesso, tante bocche da fuoco diverse, in generale una
ottimo coinvolgimento a parte di tutti, non a caso 13 assist. Sono un dato che lo testimonia assolutamente, in media per farne 26, con 26 assist difficilmente perdi se continuano da questo, su questo trend la formazione reggiana, che ricomincia col possesso tra le mani il secondo quarto. Nida Maradori della Valle, Polonara e Cervi in campo per Reggio, Diner, Teppi, Ciarci, Fittipaldo e Perli invece per la formazione di Capodorlando. Nidam lasciato libero da tre, prende il tiro e sbaglia, l'ultimo tocco è di Arci, il possesso resta la formazione reggiana. Cervi chiede ad Arci se l'ha toccata lui, Cervi dice sì, ma tu c'avevi la mano davanti. E allora palla per Reggio con Nidam, che ha sbagliato un buon tiro tutto sommato, un tiro che deve continuare a prendere. Aradori, ecco il piccarol con Cervi che poi riceve profondo, arriva Fittipaldo, capisce tutto e recupera il pallone, un po' prevedibile la palla per Cervi, poi Diner liberissimo da tre punti, mette la bomba e sono i primi tre dal campo di Diner dopo il tiro libero del tecnico di Amedeo della Valle. 44-37, Aradori per Polonara, torna da Aradori, era oltre i due, Tepic aiuta forte, Aradori va da Cervi, buca il recupero Diner e poi Nidam libero da tre punti, altro buon tiro, sbaglia Polonara, posizione, sbaglia due volte, tre volte, alla quarta segna Achille, molto presente questa sera sotto i tabelloni, ottavo punto della sua partita. No più 9 Reggio, 46-37. Buona partita di Polonara, se vogliamo non è nessuna giocata da highlight fino adesso, però solidissimo in attacco e in difesa Achille. Diner, Piccarol con Arci, bel aiuto proprio di Polonara per negargli il tiro da tre punti. Allora si deve tornare da Diner, mancano 4 secondi, Drake contro Della Valle, vuole arrivare al ferro, lo fa Cervi, lo cancella, e ancora Polonara col possesso, vada Della Valle che vuole Aradori, la palla resta lì con Tepic che la recupera, e allora è rimasto Diner un giro indietro per la stoppata di prima e segna il sesto punto personale. Peccato perché Reggio poteva cavalcare un po' di inerzia, soprattutto di ritmo, al di là del punteggio, iniziare a macinare gioco e alzare il ritmo non è riuscita. Allora più 7 palle in mano però per la Grissinbon con Aradori che gioca due con Cervi, dietro non ferma il palleggio, arretra, prende il tiro da due punti, lo sbaglia, rimbalzo facile conquistato da Tepic in questo caso, la Quintana è già dall'altra parte, era Perle, poco cambia perché Aradori lo stoppa molto bene da dietro. Della Valle subito da tre contro Diner, bomba di Amedeo, si è acceso e nonostante i 15 minuti di riposo non si è ancora spinto. 17 per Amedeo Della Valle, nuovo più 10 per la Grissinbon che torna così al punteggio dell'intervallo, si rimette subito in sesto. Fittipaldo attacca fino in fondo contro Cervi, questa volta bravo a anticipare Fittipaldo a segnare il decimo punto personale, veniva da due stoppate subite in fila Capodorlando, però ha voluto lo stesso arrivare al ferro e ha avuto ragione lei. Nidam esce dalla valle a Ricciolo contro Diner, torna indietro Amedeo, aspetta perché c'è l'uscita di Aradori, anche Pietro attacca, aiuto difensivo, torna fuori da Amedeo, gli attocca Diner, il possesso è per Reggio, mancano 6 secondi, sta difendendo molto bene su Aradori Capodorlando, nel senso che si vede che ha una grossa attenzione su di lui, lo raddoppia spesso sul Piccarolo, costringe a scaricare. Aradori lo sa fare bene, non a caso 3 assist nel primo tempo, però lo dovrà continuare a fare tutta la partita probabilmente, se queste saranno le scelte. Fallo in attacco di Cervi, secondo fallo personale per Cervi, 2 di Nidam, 2 di Della Valle, 2 di Cervi, solo un fallo per i giocatori di Capodorlando, non ci sono quindi problemi di falli per quel che riguarda l'Orlandina. La rimessa è per la Betaland con Stojanovic che la viene a prendere, la confina a Tepic, ecco Fittipaldo contro il suo incubo del primo e del secondo quarto, cioè Derek Nidam, che però due falli quindi deve stare ovviamente un po' attento. Fittipaldo attacca, blocco di Arci sotto per il taglio di Stojanovic, non la tocca nessuno e la palla torna nelle mani di Grissinbon. È chiaro che se costringi Fittipaldo, se gli togli la prima opzione, la seconda opzione, lo costringe la terza, poi ovviamente fa fatica anche lui. Brava la difesa di Reggio, come vedete ha costato già 11 perse Capodorlando. Cervi lontano da canestro, sale e riceve Della Valle, arriva il blocco di Cervi, poi si va da Nidam liberissimo da tre, deve prendere anche questo Derek, niente da fare, non è serata a lunga distanza, ha sbagliato tre buoni tiri, però Nidam tre tiri che deve continuare comunque a prendere. Stojanovic non lo prende, il tiro in transizione, vuole attaccare in post basso Della Valle,
si gira, arriva l'aiuto di Cervi, bravo perché non è falloso, fuori per Fittipaldi che va di lacrime e sbaglia, la palla è di Needham, altra buona difesa di Reggio anche in una situazione di emergenza. Amedeo dall'angolo contro Stojanovic, lo attacca col blocco di Cervi che poi vuole ricevere, non riesce, allora si va da Polonara in alto basso, si torna da Needham che vuole Cervi sotto, molto bravo, stoppata nell'aiuto di Stojanovic, Cervi fuori da Della Valle che prende il tiro da tre punti, sbaglia, Polonara lotta con questa Arci, qua bravo anche Capodorlando, diciamo la verità, a rimediare una situazione di difficoltà, subito Fittipaldi sotto per Stojanovic che la perde, la riconquista, la riperde. Tecnico poi a Stojanovic che si arrabbia con l'arbitro, gli dice qualcosa da un metro, volendo un fallo. Secondo della sua partita. Di Carlo allarga le braccia, anche se evidentemente era così vicino il giocatore all'arbitro che la parolina deve essere partita. Andiamo a rivedere se qua c'era fallo su di lui. Sì, Cervi lo prende in testa, però Stojanovic butta via la palla. In effetti Cervi lo tocca, però Aradori in lunetta. Con questo libero continua la sua serie quasi perfetta, ne ha sbagliato solo uno in stagione contro Cantù, a memoria direi, Pietro Aradori. Della Valle, ecco che riceve Polonara, più 9 palli in mano per Reggio. Della Valle contro Tepic, blocco di Polonara, cambia cedato da Diner, poi prende il blocco anche di Cervi, raddoppiato, bell'alto basso che però vede Stojanovic capire tutto con questa volta grande anticipo, allora Diner in transizione si ferma, ribalta per Fittipaldi che attacca e recupero di Cervi che vuole commettere fallo, lo fa, buono il canestro di Fittipaldi. Questa è una decisione che stupisce un po' Menetti, perché se il fallo era di Cervi fa un po' fatica a pensare che fosse un'azione continuativa di tiro questa. Vabbè, questo è quello che hanno visto gli arbitri. Fuori Gentile, dentro Gentile scusate, fuori Needham, quindi decide di mettere Gentile da playmaker, Menetti di lasciare per adesso fuori dalla rotazione De Nicolao. Scelta interessante questa, ma ovviamente frutto figlio anche dell'ottimo primo tempo di Stefano Gentile. Cervi ha tre falli, quindi probabilmente anche lui dovrà lasciare il posto a James, ed è così. Fittipaldi intanto arriva a quota 11 punti personali, 12 col tiro libero supplementare. Aradori più 6 Reggio, adesso zona di capo come visto tante volte nel primo tempo. Polonara va da Aradori che attacca e recupero, palleggio, arresto, tiro, facile facile, almeno così lo fa sembrare Pietro Aradori, in realtà non lo è. Nuovo più 8 Reggio che adesso prova a ritrovare un po' di ritmo in attacco. Ancora Fittipaldi sotto per Arci che va su contro James, altra grande difesa di James, punita però dal fallo dalla terna arbitrale. E evidentemente gli arbitri hanno visto James andare su molto dritto, forse un po' l'ha abbassato quel braccio, è andato a contatto col braccio di Arci in effetti dal replay, però tutto sommato sta facendo una grande partita difensiva del Roy James, e la terza stoppata che fa, indipendentemente dal fatto che questa sia fallosa. Arci intanto segna il sesto punto personale, ne avrà un altro a disposizione, rimane lì comunque Capodorlando. Non molla, Arci fa 2 su 2, 7 per lui, 52 a 46. Aradori, torna da Gentile che va ancora da Pietro, della Valle nell'altro angolo, Aradori ecco, corre il passaggio per Gentile, shot per James, dalle tacche si appoggia, sbaglia James, c'è un fallo, saranno tiri liberi direi per Derroy James, vediamo di chi è il fallo, se di Stojanovic o di Arci. Terzo di Stojanovic, rimessa, allora il fallo è a rimbalzo e non sull'errore del tiro di James, semplice rimessa per Reggio. Effetto Della Valle, Aradori e James si disturbano un po', alla fine la palla resta in campo seppur con un miracolo. Gentile contro Diner, 8 secondi, 7 secondi, Stefano in improvvisazione al palleggio, va da Polonara,
che deve tirandosi il tiro da tre punti, lo prende, lo sbaglia, James lotta con Stojanovic, la palla resta lì, gli arbitri chiamano palla 2. Peccato, perché se avessero aspettato un attimo la palla sarebbe stata di James, invece così di capo d'Orlando, che rimette Iannuzzi in campo per Stojanovic, che ha fatto vedere ottime cose di intensità ma anche qualche ingenuità, tra cui ovviamente il fallo tecnico. 52-46 Grissinbon, 6 punti di vantaggio, non riesce a scrollarsi di dosso capo d'Orlando, merito anche della promozione ovviamente siciliana. Reggio, adesso Fittipaldo di lui, Gentile, il Carol con Iannuzzi, attacca Fittipaldo, va sotto Iannuzzi che la perde, recupera Della Valle, poi va da Aradori in transizione a Reggio, ma Capodorlando è brava a non concedere contropiede primario. Allora Gentile gioca sul blocco, Polonara deve ribaltare per Aradori, fallo netto di Arci questa volta. Solo il terzo di squadra però per Capodorlando, che ne può spendere un altro, quindi tutto sommato questo è un buon fallo. Torna De Nicolao per Della Valle, che dopo il fantastico secondo quarto, inizio di terzo, va un po' giustamente anche a rifiatare per il rush finale. De Nicolao, Gentile, Aradori, James e Polonara adesso in campo per Menetti, all'ultimo secondo disponibile la palla per Aradori, poi arriva una persa per lo stesso Aradori. Possesso torna a capo d'Orlando, un momento un po' di impasse offensivo di Reggio, che deve provare a uscirne con un po' di forse canestri facili, diciamo, comunque canestri della spazzatura, mettiamola così. Diner esce dal blocco, sbaglia completamente il tiro, rimbalzo di De Nicolao, fallo di Fittipaldo, e quindi adesso è bonus raggiunto per capo d'Orlando, fuori Polonara, dentro Lesic, che ha fatto molto bene nel corso del primo tempo, per lui 6 punti in un amen praticamente. Fuori Diner, dentro la Quintana invece per Di Carlo. Diner che al di là di quella bomba ha provato a mettersi in partita con un paio dei suoi tiri ma non gli sono ancora entrati. De Nicolao, uscita frontale di Aradori, taglio a ricciolo di Gentile che va molto bene da James, tiro dalla media di Delroy, sbagliato, rimbalzo di La Quintana che prova a correre in transizione, va da Tepic che la perde, recupera Aradori, si tuffa, tutti giù per terra, alla fine viene fischiata una palla 2 e questa volta la freccia premia Reggio. Giocata intensità dei due che poi si battono in 5, Milenko Tepic, lo dicevamo, giocatore che ha sicuramente il pedigree molto importante, basti pensare che ha vinto un'Eurolega nel 2011 col Panathinaikos, con cui aveva firmato un contratto di 3 anni per 2 milioni e mezzo, era un giocatore di grande prospettiva europea anche ad altissimo livello, anche se nelle grandi squadre dove ha giocato, insomma, Lietuvos, Siviglia, Partizan e Panathinaikos appunto, ha fatto sempre il gregario, però insomma era un giocatore di altissimo livello, poi si è un po' perso, qualche problema anche fisico ovviamente, l'anno scorso al PAOK, adesso qua a capo d'Orlando, un giocatore che comunque ha 30 anni, quindi 29 anni, quindi ancora giovane, e come detto è un all around, nel senso che può fare più o meno tutti i ruoli su un campo da basket, infatti l'abbiamo visto anche stasera fare il lungo ma portare anche palla, per intenderci, insomma un giocatore arrivato a stagione in corso, ha giocato solo 2 partite, questa è la terza con capo d'Orlando, per sostituire Berzin che si è fatto male e starà fuori tutta la stagione per la rottura del legamento crociato. Sempre zona di capo d'Orlando, De Nicolao va da Aradori, Piccarol con Lesic, subito da 3, Pietro dietro il blocco, solo rete, Pietro Aradori, abbiamo detto, risolve i problemi anche in questo caso con il 13° punto personale, nuovo più 9 Reggio. Vediamo se la Grissimo riesce a cavalcare questo buon momento di inerzia che si è ricreata con la bomba di Aradori. Ora Tepic, Lesic forte su Fittipaldo che ora proverà a attaccare nel cambio difensivo, Lesic sta con lui, caccia il pallone fallosamente, secondo fallo per Sava Lesic, è un altro da spendere però Reggio prima di andare in bonus, quindi è semplice rimessa per capo d'Orlando. Entrambe le squadre ora hanno esaurito il bonus, quindi manderanno in lunetta gli avversari quando subiranno fallo. Ancora un pallone toccato, questa volta da Nicolao, 12 secondi e rimessa a capo d'Orlando. Fittipaldo, della Quintana, Iannuzzi, Arci e Tepic in campo,
uno dei quintetti più alti che può schierare questa sera Di Carlo, questo indubbiamente. Lesic anticipa Iannuzzi, per poco non recupera palla, si va dalla Quintana, 8 secondi, altro pick and roll, raddoppio forte, palla arriva Iannuzzi che scarica per Tepic che prende subito il tiro da tre punti, lo sbaglia, brava Reggio qua, ha fatto prendere il tiro che voleva a Capodorlando, poi però James si addormenta un attimo, la palla alla fine è di Capodorlando, poi di Reggio, non si capisce più niente, la palla è dell'Orlandina con Gentile che era volato anche in panchina per recuperarla. 16 secondi da giocare, azione di intensità da una parte e dall'altra mentre arriva un time out chiesto proprio da Di Carlo. 55-46 il punteggio, che significa fondamentalmente che siamo ancora nella situazione in cui eravamo all'intervallo, più o meno come distacco, anche se abbiamo visto Reggio provare a scappare e poi tornare invece subito sotto Capodorlando. In realtà Reggio adesso ha ripreso un pochettino di inerzia con questo più 9, però insomma è un quarto un po' latitante questo, un po' perché Reggio non ha messo in campo la stessa intensità del pre-intervallo, un po' anche per ovviamente meriti di Capodorlando, ci sono sempre anche gli avversari, e nel caso dell'Upea e della Betaland sono avversari ovviamente di alto livello e soprattutto avversari che possono venire qua al Palabigi e giocarsela senza troppi patemi, ovviamente a cuor leggero. Invece Reggio dall'altra parte obbligata a vincere, e questa zonetta che sta non dico mettendo in difficoltà ma un po' non facendo prendere realmente il ritmo fino alla fine a Reggio Emilia. Quello che Reggio sta un po' rincorrendo è il momento in cui per esempio nel secondo quarto ha fatto il break, in cui è viaggiata a ritmo alto offensivamente, quello che deve ovviamente cercare di fare per provare magari a chiuderla definitivamente questa partita. La Grissimon anticipo di Nicolau sulla Quintana, l'ultimo tocco è proprio di Tommaso la Quintana e la palla alla fine torna a Reggio. Bravo De Nicolao con un'azione delle sue di intensità, e non è la prima che fa in effetti in questo secondo tempo. 2 minuti e 5 secondi nel terzo quarto, difesa a uomo, fallo in attacco di De Nicolao, subito spreca quello di buono che abbiamo appena detto, andando a commettere fallo in attacco, un blocco irregolare. Vedete Nicolao si lamenta un po' con gli arbitri per sempre per questione di accentuare i contatti. Torna Drake Dinner intanto per Tepic in campo per Capodorlando, che fa portare palla alla Quintana perché Fittipaldo viene sempre pressato. La Quintana è un play ovviamente in campo anche per questo, per aiutare il compagno uruguaiano. Adesso Diner sul blocco di Iannuzzi attacca, ma in angolo della Quintana che prende una lacrima difficilissima, la sbaglia, Iannuzzi tocca 2 o 3 volte, la palla resta lì, tutti giù per terra, la Quintana la recupera, poi attacca, la tocca De Nicolao, alla fine la perde la Quintana in un modo o nell'altro. Arci sarebbe un po' col suo compagno che l'ha gestita non benissimo questo possesso. Reggio un po' colta nel vivo forse dei due fischi, o il fischio e non fischio degli arbitri negli ultimi minuti. Infatti anche Menetti qua sta protestando, però ha difeso d'orgoglio e di tenacia. Questa è la risposta migliore che deve fare se ha ovviamente qualche remora nei confronti arbitrario, si sente tra virgolette in debito nei confronti degli arbitri. Bisogna reagire sul campo e farlo con azione di intensità, come fatto in questo caso da Reggio. Zona press adesso per Capodorlando con Aradori che ferma il palleggio, torna centralmente a De Nicolao. Una 3-2 almeno inizialmente questa zona di Carlo. Aradori, tutto buono, il contatto con Fittipaldo, attenzione ad Arci che va in contropiede fino in fondo, si appoggia e sbaglia. Lesic gli ha messo e tolto il corpo molto bene, qua recupera il rimbalzo, va da Aradori che la tiene in un qualche modo in campo, poi vuole De Nicolao, c'è Gentile dall'altra parte, riceve ma non può prendersi un ritiro, vuole piccarò con Lesic, lo gioca Stefano, attacca fino in fondo, molto bene Stefano Gentile che ha 5 punti in questa partita, ma sinceramente mi è sembrato veramente tra i migliori in campo perché non ha sbagliato di fatto una decisione che una offensivamente. Più 11 Grissimbon, 57-46, ultimi 45 secondi di questo terzo quarto, ancora Gentile, proprio lui a recuperare palla, vuole Lesic che va fino in fondo ad appoggiare l'ottavo punto personale
59 a 46, Stefano Gentile chiede l'aiuto del pubblico a modo suo e sta giocando una partita, abbiamo detto, clamorosa. Più 13, questo diciamo la verità è anche un po' il modo per reagire a quello che è successo oggi, che sicuramente ha un po' scombussolato la famiglia Gentile, e parliamo di suo fratello, però insomma di fratelli si tratta, quindi non possiamo far finta che non sia nulla. E Stefano ha reagito veramente con una prestazione che probabilmente è anche un po' ovviamente diciamo dedicata al fratello, mettiamola così. E alla fine, se andiamo a vedere, la sua partita che vede 5 punti, 4 assist e più 13 con lui in campo, il secondo come plus minus migliore dopo Lesic, che anche lui è stato in campo nel momento del break, e in 16 minuti 5 punti e 4 assist comunque dimostrano grande presenza sul terreno di gioco senza forzare nulla, solo 2 tiri presi dal campo e c'era sempre nei momenti del break. Adesso 40 secondi da giocare, vediamo come finisce il quarto Reggio, che è volata al massimo vantaggio più 13, è arrivata più 12 nel primo tempo, mai è più 13. Adesso vediamo se riesce ad amministrarlo in finale di quarto. Fittipaldo, è proprio Gentile a marcarlo, un possesso per parte più o meno a fine di questo quarto. James anticipa ancora su Arce, si capiva che Fittipaldo avrebbe dato questa palla in posto, lo sapeva anche James, che per poco non l'ha recuperata. 16 secondi comunque ancora per la Betaland, stesso Fittipaldo, ora un aiuto forte di James, molto bene sotto per Arci contro Aradori, dovrà arrivare un aiuto, Arci attacca verso il centro, fallo di Aradori, due liberi per Arci, un Arci da 7 punti fino adesso, giocatore anche lui che è un po' come Tepic ma in un altro mondo cestistico, quello statunitense. È stato condizionato agli infortuni perché al college a South Carolina, era uno dei prospetti migliori della sua annata, era un giocatore che doveva, stando ai prospetti dell'epoca, assolutamente entrare nel primo giro del draft NBA, poi si è rotto il ginocchio proprio nell'ultimo anno di college, questo ha frenato ovviamente la sua crescita in prospettiva NBA, è dovuto andare in Europa dopo aver fatto la D-League con la franchigia satellite degli Spurs, gli Austin Toros. Belgio, dove ha fatto molto bene, Capodorlando in Lega 2, di nuovo Belgio, dove l'anno scorso con stand ha fatto il triplete, campionato Coppa e Supercoppa, e poi è tornato a Capodorlando. De Nicolao, ultimo possesso, non c'è discrepanza praticamente tra i due cronometri. De Nicolao ha un pallone che Lesic non poteva capire perché è girato dall'altra parte, allora arriva una persa, 9 secondi Reggio, vediamo se riesce comunque a chiudere positivamente il quarto senza subire canestro. Diner un po' in difficoltà nel far la rimessa, alla fine la riceve Fittipaldo che torna da Drake, 5 secondi, 4 secondi, tocca De Nicolao che si riscatta subito molto bene, poi 2 secondi, 1 secondo, Gentile per Aradori, è buono il canestro di Pietro Aradori, ancora Gentile col cronometro in testa, una gran palla, e Aradori appena in tempo, in 2 secondi Reggio ha fatto tutto il campo ed è andata a segnare il canestro del nuovo più 13, massimo vantaggio 61-48. Ci fermiamo per l'ultimo break e poi torniamo per gli ultimi 10 minuti al Palabigi. Ultimi 10 minuti in arrivo al Palabigi. Reggio rimette della valle per Aradori, mantiene Gentile, Lesic, James e De Nicolao, gli altri 4 quinti del quintetto, che è comunque chiuso molto bene, riportando Reggio al massimo vantaggio più 13. Fittipaldo con Perle, Arci, Tepic e Diner dall'altra parte. Tepic contro Lesic, due serbi, ovviamente sfida anche tra due conterranei, quella tra Tepic e Lesic. Adesso Diner attacca James, fuori per Arci, prende il tiro da 3 punti e segna, ha ragione lui. Una bella bomba questa per Dominic Arci, cui talento anche dalla lunga distanza assolutamente non manca, anzi meno 10 per Capodorlando. Griffin Bond con Lesic, che finta la partenza, poi va da Gentile, cerca e trova Derry James, è liberissimo da 3 punti, niente da fare, sbaglia la bomba. Rimbalzo di Fittipaldo che cerca e trova Tepic con una gran palla. Gran palla questa di Bruno Fittipaldo. Il Capodanno inizia bene, torna almeno 8. Reggio non deve calare l'intensità neanche un secondo perché sennò la Betaland è lì pronta ad azzannarla. De Nicolao per James.
finta il ribaltamento per Della Valle, James c'è un palleggio, vuole Lesis contro Dina, rimposto, lo può attaccare Sava, invece il fallo e Dre non etta con due tiri liberi. Fallo di Drake Diner che si lamenta perché ha usato un po' il braccio esterno Lesis, però insomma, chiaro che anche lui in un mismatch il contatto un po' lo ha provocato e non aveva alternative. Fallo viene dato a Darci, l'aiuto probabilmente, due tiri per Lesic, 8 punti per lui fino adesso, è un'ottima presenza al di là di tutto in campo della sua seconda buona partita casalinga consecutiva. A Brescia non molto bene, però contro Pesaro in casa aveva fatto molto bene in realtà. Fa 1 su 2, non arriva in doppia cifra, si ferma 9, Reggio non arriva neanche lei in doppia cifra di vantaggio, Grissin Bon 62, Capodorlando 53, Tepic sotto per Arci, fallo di Della Valle. Terzo personale, nel campo difensivo Medeo qua non aveva alternative. Rimessa a Capodorlando con Fittipaldo, se ne incarica. Blocchi per l'uscita di Tepic che riceve, cerca Diner contro di lui Gentile, però con Arci, cambio accettato, allora Tepic prende un tiro da tre senza ritmo, mette la bomba, questo è un tiro che tutto sommato si può far altro che dire bravo al giocatore Capodorlando che riporta i suoi sotto di 6. Tornerà Cervi alla prossima opportunità per Reggio, mentre Gentile esce dai blocchi, gioca 2 con Lesic, Gentile 10 secondi. Tepic, altro blocco di James, lo manda via Gentile, far tutto lui, 4 secondi, 3 secondi, attacca, va su fino in fondo e segna. Stefano Gentile questa sera è veramente in modalità attacco e in tutto e per tutto molto molto focalizzato. Insomma, una gran partita per lui, poco da dire. Tepic contro James, vediamo se attacca dalla punta in 1 contro 1. È così, fino in fondo, la tocca Lesic, Tepic perde la maniglia, James in contropiede, va da Lesic, la palla arriva direttamente da noi in postazione. Sbagliata di qualche centimetro questa palla per Lesic, se l'è un po' rischiata qua James, la verità è questa. Fuori James, allora Lesic e Cervi in campo insieme contemporaneamente, direi che è la prima volta che li vediamo quest'anno. Decide adesso di farla Max questa mossa a 7 minuti e mezzo e 40, insomma dalla fine della partita. Siamo ovviamente molto molto curiosi. Di Paldo attacca fuori per Arci, subito da 3, subito la bomba, subito punisce Arci, 15° punto personale, nuovo meno 5 per Capodorlando. Gentile, ancora lui, uscite per Amedeo che riceve, piede a posto, da 3 punti, sbaglia, Lesic cede Nicolao, la palla è però di Capodorlando con Fittipaldo che vuole sotto Arci, la perde però Arci, niente time out di Menetti che l'aveva già prechiesto al tavolo. E adesso dentro Polonara, ovviamente non è il quintetto l'avversario giusto con cui fare la mossa con i due lunghi, ha voluto dare un minuto di riposo in più a Polonara e tenere Lesic un minuto in più perché stava giocando bene Menetti, però è chiaro che con Cervi in campo e Arci e Tepic dall'altra parte fai fatica a giocare con i due lunghi per ovvi motivi. Allora rimette dentro Polonara Menetti con De Nicolao a gestire il possesso, Gentile, Della Valle scusate, cerca Gentile, non lo trova, allora vada De Nicolao, sotto per Cervi che riceve profondo, la palla resta lì, la recupera Riccardo, fuori da Della Valle che va di tocco da Gentile, però una palla molto brutta, Gentile deve tirare da 3, sbaglia, tocca De Nicolao, tocca Cervi, la palla di Fittipaldi, dell'Upea e della Vetland, scusate, che è meno 5 palle in mano con il tiro da 3 di Perl, lunghissimo, rimbalzi Della Valle, Gentile già di là in contropiede contro Fittipaldo, si appoggia, ne segna altri 2, 9 di Stefano Gentile, nuovo più 7 a Reggio, sempre con i canestri di un fantastico Gentile. Tornerà anche Nida, ma la prossima opportunità per Reggio. Fittipaldo attacca,
Fuori in angolo per Tepic da tre, sbaglia Della Valle, tocca Fittipaldi, scompare dal nulla e dà una gran palla a Tepic. Questo è un giocatore di talento e lo si vede anche da queste cose. Bravo, bravo Bruno Fittipaldi, una partita dove magari offensivamente non ha i suoi tiri, anche se ne ha fatti 13 comunque, non ha i suoi soliti tiri. Sta giocando molto bene Delle Nicolau, liberissimo da tre punti per la scivolata di Fittipaldi, bravo a punire. Primi tre della partita di Nicolao, brava Reggio perché nei momenti di difficoltà sta rispondendo sempre con dei canestri. 6-9-6-1, Grissinborn più 8. Fittipaldi attacca fino in fondo, difficile contro Cervi, 15 per Fittipaldi. Poi il pubblico reggiano applaude anche perché ovviamente sono gran canestri questi. Se ci mettiamo anche 8 assist, in effetti era una sua partitina. Alla fine Fittipaldi l'ha fatta. De Nicolao, stavolta non guarda il canestro, va da Gentile. Chiama Cervi a sé per giocare a due, stacca Gentile, runner, ci mette anche questo, ci sta facendo vedere tutto il repertorio Stefano Gentile, offensivo, siamo a 11 e il tassametro corre 71-63 Grissinborn. 5 minuti al termine del match, Arci per lo stesso Fittipaldi, ovviamente lui pericolo numero 1, taglio di perla, un po' in ritardo Della Valle che però lo stoppa clamorosamente da dietro con una grande azione di atletismo e poi riceve, non riesce a prendere subito il tiro da tre, allora va a giocare a due con Cervi, si ferma, prende un tiro da tre, folle Amedeo, folle per tutti tranne che per Amedeo Della Valle, 20 per lui, più 11 Grissinborn, 7-4-6-3. Arci fino in fondo, Cervi gli impone l'alt, lo cancella. Possesso resta a Capo d'Orlando, ma questa è highlights e come stoppatone pulitissimo di Riccardo Cervi. Da play of the game di Grissinborn Channel questo, non ci andiamo tanto lontano. Non è la prima stoppata che vediamo stasera tra quelle di James nel primo tempo, l'ultima di Della Valle e anche questa di Riccardo Cervi. 12 secondi di Fittipaldi, pesta linea di fondo, palla torna in mano a Grissinborn. 74-63, la Quintana in campo, vediamo per chi, per Fittipaldi, decide di dare un po' di riposo al suo playmaker Di Carlo, vediamo se si tratta di una mossa da qui alla fine della partita oppure se si tratta solo di qualche secondo di riposo. Intanto Needham, i suoi sul più 11, palla in mano, va da Cervi, sale Della Valle, riceve Tepic su di lui, La Valle vuole giocare col blocco, poi fa la ribaltata per Needham che prende la linea di fondo, l'alza per Cervi che segna, bravo Needham, forse non è seguito con precisione assoluta il passaggio ma l'intenzione era quella giusta, Cervi infatti alla fine è riuscito ad andare a segno, tocca Gentile, pallone Tepic, si palleggia su il corpo, l'ultimo a toccare però ancora una volta Gentile, allora la rimessa è per Capo d'Orlando, sì questa palla è dentro per l'assist di Nita, ma assolutamente non c'è stata la correzione dopo di Cervi, era già dentro, pallone 14 secondi più 13 Grissinborn, 7-6-6-3, Tepic attacca Cervi, si ferma, 8 secondi, deve tornare fuori, bel taglio backdoor di La Quintana, ma Cervi cancella anche questo e poi esce lui col pallone tra le mani, Polonara va da Gentile, con calma aspetta Stefano perché non c'è vantaggio, ribaltellato per Polonara, torna Gentile, alto basso per Cervi, stavolta forse un po' spinto Cervi però il pallone era un po' corto, Diner in transizione, fallo di Polonara, ne aveva solo uno di fallo di squadra a Reggio, quindi un fallo ben speso. Gentile chiede scusa a Cervi prima, a Menetti poi per il passaggio sbagliato, però insomma glielo perdoniamo visto che forse è il primo errore che fa stasera, dico di esecuzione. Rimessa a Capo d'Orlando con Drake Diner, 3 minuti e 18 a giocare, però Reggio è più 13, adesso sta un po' allungando le mani sulla partita anche se ancora siamo lontani, 3 minuti e 15 sono tanti. Diner palleggia adesso, tiro da 3 forzato e sbagliato, Needham strappa il rimbalzo, poi prova a correre in contropiede, ancora Derek si ferma, torna indietro, aspetta e va con calma, ragionato, Reggio usa anche un po' il cronometro che è suo amico ovviamente. Però con Cervi, Needham due volte sul blocco, Polonara per Gentile, da tre ancora Stefano, sbaglia Cervi, alla resta lì, alla fine
l'aveva presa Servino, poi gliel'hanno toccata e l'ha controllata Diner che vuole la quintana. Picarol tra i due, arrivarci per un altro blocco, la quintana attacca, si ferma, torna indietro della Valle, la recupera, poi va in transizione a Medeo sotto per Polonara che va a subire il fallo di Stojanovic. Sensazione che Achille avesse anche un po' perso la maniglia qua. Il contatto c'è stato, ci mancherebbe, fallo c'è, andando a rivedere, dipende dal fatto che Achille avesse perso la maniglia. Due liberi quindi per Polonara. Dentro fuori il primo, resta quota 8 punti personali. Achille ne avrà un altro a disposizione, l'area di Ancona. È 0 su 2, tutti e due uguali, dentro fuori, è un po' sfortunato. Polonara 2 minuti e mezzo dal termine del match. Diner sperarci subito da 3, bravo Polonara a uscire su di lui, e questo è un tiro già diverso da quelli precedenti. Poi la palla è di Capodorlando, o la toccata Needham, o se no gli arbitri si sono sbagliati perché il tocco è di Arci, e quindi infatti correggono la decisione. E sì, Needham non l'ha toccata, almeno giudicare dal replay. A un certo punto poi si è anche tolto. Torna Fittipaldo in campo per Capodorlando, che toglie, vediamo chi, Stojanovic, è detto ancora più piccolo adesso, con Tepic, Arci e Diner, Fittipaldo e la Quintana. Sempre però 76-63 il punteggio, si segna poco in questa fase della gara, però tutto sommato il tempo passa e questo favorisce Reggio, che avanti di 13. Della Valle buca l'anticipo della difesa, Medeo stacca, poi prende il tiro da 3 punti, sbaglia, l'ultimo tocco è di Polonara, possesso per Capodorlando, 2 minuti e 3 secondi da giocare. Fittipaldo la va a prendere praticamente sulla riga per evitare il pressing di Needham. Attacca Fittipaldo fino in fondo, e qua buca l'anticipo, l'aiuto sul blocco, diciamo così, di Cervi, che non era ottimale. Poi arriva un fallo su Needham dall'altra parte, 17 per Fittipaldo, che alla fine ha fatto un'altra gran partita, diciamo la verità. Qua commette il terzo fallo personale, ancora rimessa per Reggio, ovviamente prova a pressare tutto campo. Capodorlando riceve della Valle, gentile della Valle Needham, però insomma di portatore di palla, di gestore di palla ce ne ha finché vuole la Grissinbona. Adesso un altro fallo di Diner, Capodorlando si mette anche in bonus, tutto sommato una scelta anche voluta questa qua della Betaland, per eventualmente giocarsi il fallo sistematico se dovesse tornare nei pressi dell'avversario. Intanto Gentile a far la rimessa, vada Needham con calma, Reggio gestire il possesso, più 11, palli in mano, Cervi, taglio sotto di Polonara che riceve, due facili facili, bravo Cervi a dare questo pallone, doppia cifra per Polonara con 10 punti. Minuto e mezzo più 13 Reggio, la partita va verso la sua conclusione con la Grissinbona in vantaggio. Diner continua a litigare con il ferri del Palabigi, peccato perché Cervi qua si fa ingolosire da questo passaggio e alla fine arriva la palla persa. Tepic sbaglia, Archer rimbalzo, fallo di due o tre persone su tutti, Stefano Gentile che poi va subito a chiedere scusa ad Arci, che andrà in lunetta con due tiri liberi. Due tiri per Arci, 1 minuto e 16. La sensazione è che Reggio insomma l'abbia portata a casa questa partita e ha fatto ampiamente il suo dovere. Capodorlando tutto sommato ha fatto vedere buone cose, ha fatto vedere di essere una formazione in forma, una formazione costruita bene, probabilmente non abbastanza per venire a vincere a Palabigi, ma questo insomma è un altro discorso, perché abbiamo visto che in pochi davvero sono riusciti a farlo nel corso degli ultimi anni. Polonara torna da Gentile, va da Needham, esce della Valle e riceve, blocchi per lui, palla ferma per Amedeo, 5 secondi, Gentile dovrà forzare, deve tirare da metà campo praticamente, sbaglia Cervi a rimbalzo, segna, 8 per lui. Ancora una volta Reggio si avvicina comunque a mandare 4-5 uomini in doppia cifra, oltre a Radori, della Valle, Gentile, ci sono anche e Polonaro, ce n'è anche 8 di Cervi e 9 di Lesic.
Qua recupera Reggio con Needham, siamo arrivati agli sgoccioli di questo match, si cerca solo di stabilire qual è lo score finale. Della Valle decide di giocare con calma fino alla fine per amministrare il vantaggio, se possibile ampliarlo ulteriormente, perché la differenza canadese comunque va sempre considerata. Needham, linea di fondo, fuori per Polonara, extra pass per Gentile, subito da tre, Stefano, toccato dentro fuori, la Quintana in transizione va da Fittipaldo, Della Valle gliela tocca, si butta ma non la riesce a recuperare. Clausi comunque per Amedeo Menetti dice difendiamo fino alla fine, difendiamo fino alla fine. Dentro Buonaccini per dare, credo, la standing ovation a Stefano Gentile. Bravo Max a fare questa mossa, perché Stefano Gentile ha giocato una delle sue migliori partite in maglia Grissimboni in una giornata probabilmente non facilissima per lui, e lo ha fatto alla grande, si merita tutti questi applausi assolutamente. Dinner da tre, vediamo se questa la mette, come al solito quella che conta meno entra, e questa è la grande beffa un po' dei delle serate storte dei tiratori e dei giocatori, insomma è sempre così. Needham per Cervi, non è buono il canestro finale. Riccardo Cervi, 8-0, 7-0 il finale. Reggio batte Capodorlando meritatamente, fa il suo dovere, porta a casa un'altra vittoria che la rimette in linea di galleggiamento assolutamente, e soprattutto la porta al secondo posto in solitaria in Serie A in virtù della sconfitta di Avellina. Davvero tutto a parte di Davide Draghi, 80-70 il finale, 20 di Della Valle, lui il top scorer del match, e la linea può tornare alla regia. Arrivederci.